È stato inaugurato e benedetto dal vescovo della diocesi di Adria e Rovigo, Monsignor Lucio Soravito De Franceschi, il nuovo centro giovanile parrocchiale di Villa Dose, uno stabile di 1.300 metri quadri di superficie suddivisi su due piani. Si tratta di una struttura voluta dal parroco Don Guido Lucchiari per i giovani della comunità, per i gruppi scout e per le attività di catechismo. E proprio Don Guido ha fatto gli onori di casa. Presenti i numerosi scout di Villa Dose e tanti concittadini che non hanno voluto mancare a questo importante appuntamento. Don Guido ha dimostrato una passione particolare per la pastorale giovanile, ha detto il vescovo Soravito. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per la sua realizzazione. Desidero sottolinearne la funzione ricreativa, un centro che permette di stare insieme e una parte fondamentale per la sopravvivenza della nostra società. È proprio lo stare insieme, perché l'uomo è fatto per la relazione con gli altri. In secondo luogo, ha concluso il vescovo, questo centro è molto prezioso perché è dedicato al tempo libero, che nella fase attuale sta diventando il tempo per eccellenza e risponde al bisogno di rilassarsi e di fare festa. Spero che questo luogo diventi davvero uno spazio di incontro, di rapporti interpersonali, dell'umanizzazione del tempo libero, di educazione alla vita cristiana, un luogo di festa della vita. Antonio Finotti, presidente della Fondazione Cariparo, si è complimentato per il coraggio che Don Guido ha avuto nell'intraprendere l'opera. Don Guido, ha detto, ci diceva che poteva contare per la realizzazione di questa struttura su 14.000 euro raccolti dai fedeli, che si accingeva ad accendere un mutuo di 100.000 euro e per il resto sperava nella provvidenza. Credo che veramente bisogna avere coraggio per costruire su queste basi un'opera che costa a consuntivo oltre 700.000 euro. Questo centro è dedicato ai giovani ed abbiamo bisogno di loro per realizzare un futuro migliore, visto che noi non siamo riusciti a realizzarlo. Una parte dei finanziamenti è arrivata dai fondi della CEI, raccolti con l'8 per 1000. La giornata era iniziata con la celebrazione della Santa Messa da parte di Don Paolo Cestarollo, novello sacerdote che aveva svolto una parte del suo servizio da seminarista proprio a Villa Dose, e la parrocchia vorrebbe ora trattenerlo e ieri ha colto l'occasione per esprimere questo desiderio al vescovo. La festa è terminata con un regalo che la comunità ha fatto a Don Guido, che ieri festeggiava anche il compleanno.